edizione straordinaria per la rubrichetta del direttore di Positano News Michele Cinque, Striscia la Costiera, che è intervenuta nei lavori di modernizzazione sul comune di Meta per la strada che dal corso conduce al mare, che si sono protratti indebitamente attraverso un cartello in cui preannunciava la chiusura già per il 2012. Ma vediamo meglio il servizio. Cari amici di Positano News e di TV Sorrento, ci troviamo qui a Meta. Ebbene, sono passati 2 mesi da quando abbiamo denunciato l'esistenza di questa interruzione per dei lavori alquanto banali, e ancora oggi questa che è la principale arteria, è la principale arteria che va dalla stazione della Circumvesuviana alla statale, è ancora interrotta. Non solo, gli studenti del classico, dello scientifico, sono costretti a percorrere almeno 1 chilometro a piedi per raggiungere poi la sede stradale e anche la SITA o le autobus e altri collegamenti stradali. Dei minorenni anche sotto la pioggia, e non solo questi minorenni ma anche i lavoratori. Perché dovete sapere che per raggiungere Meta, a questo punto, trovandosi questa strada interrotta, bisogna arrivare fino a Piano di Sorrento, farsi un lunghissimo giro per riarrivare di nuovo qui alla stazione della Circumvesuviana. È una vergogna assoluta, perché non riusciamo a capire il motivo di questa interruzione. Come vedete dalle nostre telecamere, non c'è neanche una segnaletica, un avviso, neanche una spiegazione o anche un chiedere scusa, perché credo che i nostri amministratori o i responsabili di questo cantiere debbano dare delle spiegazioni e delle scuse. Nonostante gli articoli, ad oggi nessuno ha risposto, nessuno si è degnato di rispondere. E non è solo questo, la Pisa Sorrentina è un continuo cantiere. Cerchiamo di ridurre i disagi, di informare meglio i cittadini e di fare in modo che questi lavori si facciano il più presto possibile. Grazie. Stiamo andando a verificare se ci sono o meno dei cartelli. Vogliamo scendere ancora più giù? Finalmente, forse si riesce a vedere qualche cartello lontanamente, ma ancora non capiamo che lavori si stanno facendo. È tutto abbandonato a se stesso. Cioè, se si stanno facendo dei lavori, innanzitutto. Soprattutto si stanno facendo, non ci sembra che si stanno facendo. Ed eccoci qua. E niente, non vediamo nessun cartello. Angelo, io ho gli occhiali, non ci vedo bene, ma tu vedi un cartello che c'è scritto chi è la ditta che sta facendo i lavori, dove li stanno facendo? Non c'è assolutamente niente. Non c'è niente, ma da che parte ci sarà? Ma se anche ci sarà o spunterà, come succede in questi casi, che spuntano questi cartelli, e noi non li vediamo, stiamo ancora girando questi lavori che vediamo completamente abbandonati, Comunque, anche di giorno, qualcuno potrebbe dire siamo di sera, no? Questi non sono cantieri. Ecco qua, qualcuno ha pensato bene di usare questo spazio per parcheggiare. Non riprendiamo le targhe, lasciamo stare, non riprendiamo le targhe. Basta vedere. Stiamo ancora scendendo, qua non si capisce che si sta facendo. Niente, qua un piccolo segno di qualche lavoro, ma niente, il cartello non si vede, non ci sono, non li vediamo. È una cosa incredibile, essendo troppo, no, è incredibile, non c'è, incredibile, non ci sta il cartello, ecco qua, nascosto, eccolo qua. Ma da quanto tempo ci sono questi lavori che bloccano tutto? Mesi. Ecco, comune interessato Piano di Sorrento. Lavori di costruzione. Qua, ma mi sembra che siamo a Meta qui, comunque. La RT, metallizzazione, cooperativa di produzione di Giulianese. Ingegner Claudio Mario Zollino, ingegner Daniele Vitiello. Bah, non ci capiamo niente. Fine lavori 23/08/2012. Angelo, allora in estate, ma 2012? Siamo nel 2013, ragazzi, ma cioè non è possibile.
Credeteci, non c'è, questo c'è capito per caso, stavamo solo cercando il cartello, non l'abbiamo fatto apposta. Sì. È una vergogna, signora. Qua stiamo facendo un servizio per Positano TV Sorrento, perché praticamente hanno messo questi lavori, sono 2 mesi che stanno bloccati. Bloccare andare con la macchina, però qui la strada è bloccata da 2 mesi. Abbiamo visto i cartelli, ora è scritto fine lavoro agosto 2012. E gli studenti, ma la cosa più grave, magari voi potete girare, scendere in un'altra maniera, ma gli studenti che stanno lì al classico, lo scientifico, e tutti le comunque, arrivederci. Striscia alla costiera è una rubrichetta sulla falsariga di Striscia la notizia, messa su dal direttore Michele Cinque, che avrà sicuramente un seguito nelle prossime edizioni e nelle prossime tornate.